Allora, buonasera a tutti, sono Amy Morroni, coordino le attività in ISPRA relative alla strategia marina, e attività che sono dal punto di vista tecnico-scientifico, ma anche in questa attività che ci ha visto insomma, in campo della consultazione pubblica, sono diversificate. Vi porto ovviamente i saluti del mio presidente e del direttore generale. E sto seguendo io personalmente il percorso che, come ha già accennato l'onorevole Velo, è partito da Roma e poi è proseguito con Cesenatico, quindi la giornata di oggi Toscana e finirà con Palermo. Però accanto a questo che è diciamo, la questione degli eventi è fondamentale per l'incontro con gli stakeholder e possibilmente anche con il pubblico, quindi c'è l'incontro diretto e poi appunto è stata organizzata in ogni evento, il programma si ripete, in ogni evento c'è lo spazio, parte i saluti e le introduzioni necessarie del Ministero, dell'ISPE e della Regione, così c'è la parte più importante per noi è quella dal punto di vista tecnico, è quella della tavola rotonda. Tavola rotonda che sarà moderata più tardi dal dottor Gabellini dell'ISPE, e che vede i capofila o dei designati dal capofila di quelli che sono stati appunto, sono i programmi di monitoraggio. Ecco che a seguire poi ci sarà il dibattito e speriamo, come è successo anche precedentemente, sia vivace sia coinvolgente. Accanto però a questa attività degli eventi, che è sicuramente, come dicevo, importante per l'incontro, per il faccia a faccia con gli stakeholder e il pubblico, ISPRA ha supportato il Ministero in tutta una serie di redazione di documenti, ma anche della ideazione del questionario, che poi è pubblicato sul sito. È stata addirittura fatta proprio una sezione di consultazione pubblica 2014, perché, come richiamava l'onorevole, a ogni step di avvio di attività rilevante della strategia marina deve essere necessariamente e doverosamente coinvolto il pubblico, la partecipazione pubblico. Se voi andate sul sito del Ministero e dell'ISPRA, ma anche via via delle regioni, delle ARPA e di altri ministeri, stiamo cercando di essere capillari e insomma stiamo diffondendo moltissimo il link appunto al sito di Strategia Marina e a quello in particolare di consultazione pubblica 2014. Questo è diciamo un sito che prevede una serie di documenti che illustrano sia i programmi di monitoraggio, sia l'importanza che questi hanno per noi, sia la necessità di avere anche dei documenti di approfondimento ed anche i dati inseriti in una banca dati che si chiama SINTAI, che è ospitata in ISPRA e che sono però, a differenza di quelli lì in originale, che sono diciamo forse un po' incomprensibili, sono stati resi fruibili e a un pubblico più vasto. Quindi c'è tutta una serie di documenti a supporto che guidano per mano l'utente, lo stakeholder, il cittadino interessato a arrivare alla compilazione del questionario. Il questionario è diciamo un po' la prova del 9 del coinvolgimento e quindi della partecipazione della consultazione pubblica riuscita. Quindi sono 8 domande, non sono, 4 sono generiche per individuare poi l'utente, cercare di inserirlo anche se appartenente a un ente di ricerca, se è un cittadino comune, l'area geografica di appartenenza. E poi ci sono delle domande abbastanza ovviamente semplici e con la possibilità anche di dare dei consigli, delle note. E tutto questo poi, questo lavoro sarà raccolto alla fine del termine della consultazione pubblica, analizzato e la sintesi e diciamo, lo studio che sarà fatto sarà poi pubblicato nello stesso sito e ne vedremo poi, sarà interessante vedere cosa rispondono gli stakeholder e cosa risponde il pubblico. La cosa importante, io colgo l'occasione, onorevole, per sollecitare il pubblico e anche le amministrazioni a voler aderire
perché la partecipazione alla consultazione ha senso se tutti siamo informati, se approfondiamo queste tematiche e se diamo un senso anche come cittadino. Io penso che sia un diritto ma anche un dovere quello di rispondere a un'amministrazione, all'amministrazione, al Ministero e con il suo supporto all'ISPRA e metterlo in condizioni di anche addrizzare il tiro, di partecipare proprio alla vita di tutti i giorni, che poi è un discorso del diritto dell'informazione, il diritto all'accesso ai dati, così è un discorso che viene da lontano, che viene dalla Convenzione di Aarhus e serve a noi, quindi è un discorso che fa parte di un dovere, ma è un diritto proprio, un diritto anche alla nostra qualità della vita. Io sono brevissima perché l'onorevole Velo ha anticipato moltissime cose, io sono contenta e quindi proseguiamo con i lavori, senz'altro. Grazie.